quelli seduti lì. Ecco, Giordano vi mostra il nostro CD Davide Rosolini e i casi clinici che potete acquistare per le prime 10 copie. Un bacio in omaggio della nostra stupenda velina, bella e brava Giordana. E la favolosa offerta di stasera: un CD 10 euro, 2 CD 20 euro, 3 CD 30 euro. Solo per stasera. Grazie Giordana, bella e brava, bella e brava. Fai un'uscita di queste qua come sai fare tu. Bene, un applauso alla nostra velina. Siete delle persone insensibili, va. Va bene, visto che si parla di cultura e stiamo continuando nel tema delle culture, questa è una canzone proprio che parla di una cultura, della mia terza laurea, perché due non me ne sono bastate, speravo che con la terza riuscissi a lavorare, ma invece niente. E io mi sono laureato, la terza laurea l'ho presa, una laurea inutile. Qual è secondo voi la laurea più inutile che può prendere uno nella sua vita? Qual è? Qual è? Siete troppo partecipi però, ragazzi, così io non vi capisco, se lo dite tutti insieme io non vi capisco, una alla volta. Qual è? Lettere? Ma lettere? No, non lo so. Uno ha detto una volta la filosofia, ma almeno quando ti trovi a lavorare nella muratura dopo che hai studiato 15 anni la puoi sempre prendere con filosofia. E invece quella di cui parlo io, che è proprio la più inutile di tutte, è l'antropologia. La parola antropologia dovete sapere che viene dal andros, significa uomo, e gia, mia gia, tua gia, sua gia, insomma, la gia di tutti, cioè la sorella del papà o della mamma. Va bene, io mi sono laureato in antropologia e ho fatto la mia tesi sui Maori. Sapete chi sono i Maori? Sì, sì, ma non mi assordate con questo sì che lo sapete tutti. I Maori sono i nativi della Nuova Zelanda, come i Pederossa erano i nativi negli Stati Uniti. Siamo, vedo che qui è seguita la cosa, sì, mi state capendo. Allora, tramite un progetto europeo ho avuto la fortuna di andare in Nuova Zelanda e di studiare i Maori, proprio di trovarmi con i Maori e fare la mia tesi là. E mi ha particolarmente colpito un loro canto sacro che si intitola Mika Kain Tochan. Mika Kain Tochan cosa significa nella traduzione letterale dal Maori all'italiano? Significa sentire un bisogno divino in un luogo sbagliato. Cioè, quando tu ti trovi in un posto e senti quell'esigenza, quel bisogno proprio fisico di raccoglierti in preghiera, non lo so, in qualcosa, e però non c'è dove andare, è lì che succede, dici Mika Kain Tochan. Ora la canzone è tutta in Maori, ma io penso che nelle vibrazioni si possa capire il significato sacro al quale allude. Chi non capisce il Maori cerchi di sforzarsi. Torsega! Torsega? Torsega, e per favore, qualche figura mi fa fare così. Non dà importanza ai miei dialoghi. Torsega, che dobbiamo scherzare qua o dobbiamo lavorare? Ti pari pa, li limiti.
Grazie.